Il segreto di Maria e Maurizio per una vita di coppia duratura. Appunto, recentemente Maurizio Costanzo ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera parlando a lungo del matrimonio con Maria De Filippi, lasciandosi scappare qualche loro segreto. Il popolare giornalista capitolino e la regina della televisione italiana stanno insieme da circa 24 anni. Come ha testimoniato il conduttore romano, tra loro non c'è mai stata una crisi di coppia. Cosa assolutamente straordinaria, visto che Maurizio ha alle spalle ben 3 matrimoni falliti. A quanto pare la loro armonia è legata a un segreto che Costanzo ha deciso di rivelare a tutti. Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai, e direi che è un bel ricordo. Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ha dichiarato il conduttore dell'intervista, che ha anche ammesso di essersi sempre comportato in questo modo nelle sue unioni precedenti. Maurizio Costanzo e il suo grande rimpianto. Nel corso della lunga intervista al noto quotidiano nazionale, Maurizio Costanzo ha rivelato un suo grande rimpianto. Nello specifico il romano ha detto che gli dispiace non aver incontrato prima Maria De Filippi. Nonostante i due non hanno mai dormito insieme, la mattina lei si reca nella sua camera da letto o viceversa, si danno il buongiorno, chiacchierano molto e fanno colazione insieme. Maria De Filippi vuole diventare nonna. Appunto, il grande desiderio di Maria De Filippi è diventare nonna. Maurizio Costanzo già lo è, perché uno dei suoi figli che gli hanno regalato 3 nipotini. Quei mari, invece, aspetta con ansia che Gabriele si sposi oppure conviva per metter su famiglia. La conduttrice di Uomini e Donne lo ha espresso recentemente in un'intervista televisiva, ammettendo anche che non cambia nulla se Gabriele è stato adottato, per lei è come un figlio biologico.